Ho appreso questa notizia mentre mi trovavo a Trapani per la mia attività di coordinatore regionale dei Vertico, portavoce assieme a Beatrice Filangeri, e devo dire sono rimasto stordito da questo, perché io sono fra quelli che ha raccolto le firme per la class action contro la precedente giunta, il precedente sindaco, perché erano stati spesi 11 milioni di euro ed era stata immediatamente chiusa. È stata aperta. Certamente Orlando, Barbera si sono trovati questo piatto avvelenato oggi, ma nessuno poteva pensare che l'amministrazione, le dirigenze, i funzionari non sapessero quello che era successo, perché questo è preoccupante, perché vuol dire che già la giunta fa acqua. E vuol dire che è molto grave che la giunta, l'amministrazione non sia stata informata di quello. Io sono sicuro che se Orlando Barbera avesse saputo, al di là ora delle polemiche, avessero saputo che cosa c'era là sotto, non l'avrebbero fatto riaprire, quindi avremmo tolto. Però bisogna assolutamente, come ho detto poco fa, tirare la terra dal fosso, sapere le colpe, chi ha dato pareri, chi ha vidimato, ma chi ha detto ok, si può utilizzare. Il parco Cassarà passa come il primo parco urbano della città, quindi è tutto questo è contro la storia, tutto questo è contro i palermitani. E allora bisogna assolutamente trovare i motivi per cui siamo stati presi in giro. Dicevo, oggi qui a Palermo nasce l'ecoresistenza. Noi siamo i partigiani della salute dei cittadini e non c'è nessun altro che si occupa della salute dei cittadini, che difende i soldi spesi, difende i soldi dei cittadini spesi malissimo, e quindi da Taranto, da Gela, da Priolo, da Milazzo. La Sicilia è una discarica diffusa, una terra meravigliosa e bella come questa. Non possiamo più continuare ad accettare questo comportamento. Ora dovranno fare i conti con noi, ma noi faremo i conti e chiederemo anche alla magistratura di intervenire, se non avremo delle convincenti dimostrazioni, convincenti documentazione e giustificazione di come stanno andando le cose.